Dalla coppia più piccola del mondo al maggior numero di matrimoni. Siediti con comodo. Oggi ti proponiamo di scoprire 10 coppie incredibili che esistono davvero. La coppia più piccola del mondo. Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiuccia Oshino, provenienti dal Brasile, sono entrambi affetti da nanismo. La loro statura combinata è di 181,41 cm. È la coppia di sposi più piccola del mondo e attraverso la loro unione hanno dimostrato che la statura non aveva importanza in amore. Paolo e Catiuccia si sono incontrati via social network 10 anni fa e hanno iniziato a chattare su MSN Messenger. Paolo, 30 anni, ha tra l'altro spiegato che è stato amore a prima vista. L'ho trovata bellissima fin dal primo giorno in cui l'ho vista. Tuttavia i sentimenti non erano reciproci. Catiuscia, 26 anni, aveva pure bloccato Paolo sul suo sito di messaggistica perché lo trovava troppo fastidioso. Sarebbe potuta essere la fine della loro amicizia, ma 18 mesi dopo Catiuscia ha deciso all'improvviso di sbloccarlo sul social network. 2 mesi dopo, Paolo ha deciso di percorrere 186 km per andare a trovare Catiuscia nella sua città nativa, Londrina, e dichiarare il suo amore per lei. Da allora i piccioncini vivono una bellissima storia d'amore. Vivono insieme e sono pure entrati a far parte insieme del libro dei Guinness dei primati. Sposata con un delfino. Una curatrice britannica di 41 anni si è sposata con un delfino femmina chiamato Findi durante una cerimonia di matrimonio non ufficiale. Durante la cerimonia si è inginocchiata per dare un bacio a Findi e le ha dato un pezzo di aringa al posto di una fede. Benché il matrimonio non abbia nessuna rilevanza giuridica, Sharon ha dichiarato in un'intervista che rimarrà fedele a Findi e che le importa poco se la vede con altri delfini, siccome spera che faccia tanti piccoli delfini. La coppia con la maggior differenza d'età. Con circa un secolo di differenza, un uomo somalo di 112 anni si è sposato con una ragazza di 17. La famiglia di quest'ultima si è dichiarata soddisfatta del matrimonio. L'uomo, di cui il certificato di nascita che risale al 1897 ed è scritto sulla pelle di una capra, ha detto di non aver costretto la ragazza, ma che si è servito della sua esperienza per convincerla del proprio amore, assicurando al contempo che l'aveva anche scelta da tanti anni, ma aveva aspettato che crescesse un po'. La coppia più giovane del mondo. Nel febbraio del 2009, Ayala Cooper, 9 anni, venne autorizzata a sposarsi con un bambino di 7. Ayala era affetta da una leucemia in fase terminale. Purtroppo le rimaneva poco tempo da vivere. Il bambino con cui si è sposata era anche lui un paziente dello stesso ospedale e il desiderio della bambina era di sposarsi con una bella cerimonia davanti ai suoi amici e alla sua famiglia. Il padre del bambino fu d'accordo e il matrimonio venne celebrato in una cappella nel nord del Texas. Purtroppo a causa della malattia, Ayala è deceduta qualche mese dopo. La coppia sposata più a lungo. Il matrimonio di Zelmira e Herbert Fischer è sopravvissuto alla Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra di Corea e quella del Vietnam, il movimento dei diritti civili così come a 15 amministrazioni presidenziali. Questa coppia del North Carolina negli Stati Uniti si è sposata il 13 maggio del 1924 e nel 2008 è stata riconosciuta come la coppia più longeva dal libro dei Guinness dei primati. Erano sposati da 84 anni. Quando Herbert è deceduto nel 2011 all'età di 105 anni, erano sposati da quasi 87. Zelmira, che aveva trascorso la quasi totalità della propria vita a fianco di suo marito, ha vissuto più di 2 anni in seguito alla morte del marito. All'inizio del 2013, Zelmira è deceduta serenamente durante il sonno e ha lasciato dietro di sé un esempio d'amore e di impegno notevole. Vivere insieme per più di 8 decenni è senza alcun dubbio una delle più belle storie d'amore. Anche se Zelmira ed Herbert non sono più tra di noi, hanno lasciato dietro loro il fantastico esempio del loro amore incondizionato. La coppia più sospetta. Ben Brown, il ricco magnate dei Monti di Pietà, è attualmente sposato con Jenna Bennett, modella Playboy di 32 anni più giovane di lui. Benché si dica sempre che l'amore non ha età, sarete di sicuro tutti d'accordo con me. Se quest'uomo non fosse un imprenditore multimilionario, non avrebbe di sicuro così tanta fortuna in amore. Più di 5 anni dopo il loro incontro, capita spesso di incrociarli su spiagge paradisiache dove si stanno godendo il sole.
la coppia con la maggior differenza di statura. Fabian Petrus, 1,87, e sua moglie Natalie Lufius, 91 cm, hanno una differenza di statura di più del doppio ed è per questo che hanno un record mondiale. La maggior parte delle stanze di casa loro sono state adattate alla statura di Natalie. Quando escono, Fabian deve aiutarla a raggiungere gli oggetti più alti oppure a sedersi sulle sedie. Nonostante la differenza di statura, sostengono di formare una coppia con una vita molto felice e che hanno avuto pure la fortuna di avere un bambino. La coppia con lo stesso nome. Prova a immaginare che vai su Facebook e cerchi il tuo proprio nome solo per trovare l'amore della tua vita. Ebbene, è quello che è accaduto a Kelly Hildebrand, che ha trovato un uomo che aveva il suo stesso nome e cognome. Ha avuto la curiosità di sapere chi fosse e ha così iniziato ad inviargli messaggi via chat. Sono andati talmente d'accordo che l'anno successivo erano già sposati. Purtroppo il loro amore durò appena 3 anni e finirono per divorziare perché avevano in comune solo il loro nome e cognome. L'uomo che si è sposato con la sua fidanzata deceduta. Dopo 10 anni di storia d'amore, Salinia Katsup ha proposto a Chari Belfi di sposarsi con lei, ma quest'ultimo ha rifiutato perché voleva innanzitutto concentrarsi sui suoi studi. Purtroppo Salinia è deceduta brutalmente in un incidente stradale ancora prima che la coppia potesse decidere una data di matrimonio. Affetto dallo sconforto, Chari ha deciso di sposarsi con lei il giorno del suo funerale, come a correggere il suo errore. Sposata con una torre. Erika, di San Francisco, ha deciso di fare il grande passo e di sposarsi. Tuttavia il suo coniuge non è forse gradito ai suoi genitori. Infatti il suo coniuge è una francese molto famosa che si chiama Torre Eiffel. Pur sembrando una cosa strana, questa donna di 37 anni ha deciso di ufficializzare la sua relazione con il monumento, a tal punto che ha lasciato il suo cognome da nubile per chiamarsi Erika la Torre Eiffel. Curiosamente, non è la sua prima relazione con un oggetto, dato che il suo primo amore fu un arco che si chiamava Lance, con il quale vinse numerosi tornei internazionali di tiro con l'arco. Il maggior numero di matrimoni. Linda Wolf è un'americana di 68 anni ed è entrata nel Guinness Book Records per essere stata sposata con il maggior numero di uomini diversi. In tutto, 23. È a 16 anni che si è sposata per la prima volta con George Scott, con cui è rimasta 7 anni. Fu il matrimonio più lungo perché nel corso dei decenni Linda si sposò in successione con un pastore, un meccanico, un barista, degli idraulici e dei musicisti. Il suo matrimonio più breve durò 36 ore perché non c'erano sentimenti, ha dichiarato. Tra i suoi 23 compagni di vita, 2 tra essi si sono rivelati omosessuali e altri 2 l'hanno tradita. Eppure, ammette di non avere mai avuto relazioni extraconiugali. Linda si è pure sposata 3 volte con lo stesso uomo e ha avuto 7 figli dai suoi diversi mariti. Il suo ultimo marito, Glenn Wolf, si è spento ma aveva anch'esso avuto la fortuna di entrare nel Guinness Book Records perché Linda era comunque la 29esima moglie. Oggi la nonna vive in una casa di riposo in cerca del suo 24esimo marito, avviso agli ammiratori. Un sudanese e una capra. Questa storia, che è diventata una delle più famose del mondo, è iniziata a Juba, Sudan del Sud, nel febbraio 2006, quando la BBC ha riferito che il proprietario della capra è stato svegliato nella notte da un rumore strano. Uscendo dalla sua capanna tradizionale, si è trovato di fronte alla vista del signor Tombe e della sua capra in pieno abbraccio passionale. Quando il signor Tombe è stato portato davanti ad un consiglio degli anziani, ha sostenuto che fosse ubriaco quando la capra ha attirato la sua attenzione. È stato condannato a versare al signor Alifi una dote di 15.000 dinari sudanesi, circa 25 euro, perché è stato considerato che si è servito della capra come sua moglie. Allo stesso modo con cui un uomo deve sposare una donna se ha rapporti sessuali con essa nel Sudan del Sud, il signor Tomb è stato condannato a sposare la capra Rose. Signor Tomb e Rose sono sospettati di aver vissuto felici finché la vita della capra si sia interrotta dolorosamente. Infatti il denaro si è fatto raro e Rose è deceduta dopo aver mandato giù un sacchetto di plastica mentre cercava del cibo nelle vie di Juba. Liu Ye e se stesso. Diceva di non essere soddisfatto della realtà, un po' pieno di sé sui bordi ma molto conservatore. La soluzione era scontata, ha deciso di sposarsi con se stesso, rispettando tutti i canoni della cerimonia tradizionale. Dirà di essere estremamente soddisfatto del matrimonio, ma diceva che era peccato che la sposa fosse una foto. Eh sì, doveva pensarci prima. L'uomo con più spose nello stesso tempo.
Muhammadu Bello Abubakar Masaba Bida, noto anche con il nome di Muhammadu Bello Masaba, nato il 28 gennaio del 24 e morto il 28 gennaio 2017, era un nigeriano che ha scatenato le polemiche nella sua città nativa di Bida, nello stato del Niger, per essersi sposato 86 volte e aver fatto 203 figli. Nel momento della sua morte, alcune delle sue mogli erano addirittura incinte. L'Islam limita a 4 il numero di mogli che un uomo musulmano può avere, imponendo che devono essere trattate tutte nello stesso modo. Masaba fu quindi inviato in prigione nella fine del 2008 per avere rifiutato di divorziare da 82 delle sue mogli. Infine fu liberato dopo delle pressioni e alcune manifestazioni. Aveva lavorato come professore e imam durante la propria vita. Ha vissuto con la sua famiglia in un condominio intero. Il nigeriano sostiene di non avere mai sedotto le sue mogli e dichiara che le giovani donne lo cercavano per via della sua fama di guaritore. Tante delle sue mogli erano molto più giovani di lui e alcune erano pure più giovani di alcuni dei suoi figli. Nelle interviste con Al Jazeera English, le sue mogli hanno tuttavia dichiarato che Bello era un buon marito e un padre eccellente. Erano 10 coppie incredibili che esistono davvero. Quale di queste storie ti ha impressionato di più? Non scordarti di iscriverti al canale. A presto!